Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento live del martedì, il secondo o primo se in ordine settimanale, episodio, appuntamento, ritrovo, incontro, chiamatelo come volete, insomma l'occasione per confrontarci faccia a faccia, per farmi domande, per ricevere le mie risposte e per commentare insieme questo pazzo mercato che è quello delle cripto. Come sapete prima eravamo solo con l'appuntamento del venerdì e adesso ho deciso di aggiungerne un altro di martedì, sempre verso le 18 circa, come ben vedete dal mio orario abbastanza altalenante. E come vedo già qualche domanda che qualcuno non mi vede, no, io vedo solo la chat, io vedo il video, non vedete il video, ditemelo, mi raccomando, perché io mi sto guardando, nel dubbio mi vedo, non so se anche oggi ci sono i problemi di buffering. Allora, qualità, tra l'altro, fantastico. Oggi si può addirittura cambiare la risoluzione, pazzesco, tutto ok, audio e video. Adesso vedo, ok, boh. Ogni tanto c'è qualche problema di grafica per via del bitrate, della qualità dello stream, ma fortunatamente oggi siamo fortunati perché ogni tanto, come vi dicevo, è possibile scegliere la risoluzione, ogni tanto no, dipende da come si sveglia Twitch probabilmente. Qualcuno mi ha detto che dipende principalmente dal traffico che c'è, visto che io non sono ancora un partner di Twitch, ma fortunatamente, attenzione attenzione, tra ben due live stream, incluso questo, quindi questo è il prossimo venerdì, diventerò ufficialmente un Twitch affiliate, come cavolo si chiama, e quindi potrò sbloccare qualche nuova funzionalità in più, vedremo, insomma ne parleremo. Che dire, ci ritroviamo qua per discutere di questo halving, del post halving, anzi, dove tutti si aspettavano un boom o un dump del mercato. E ovviamente che cos'è che è successo? Assolutamente niente. No, scherzi a parte, il prezzo è interessante quello che sta facendo in questi giorni, perché nonostante appunto il sentiment generale, le aspettative generali fossero di vedere un dump, alla fine quello non c'è proprio stato. Ecco, c'era quella domanda, no? Sell the news. Cioè, tutti dicevano che l'halving era un evento sell the news. In realtà non si è mostrato tale e non mi è dispiaciuta come cosa, perché sinceramente un po' me lo aspettavo anch'io. Da un lato per come ci eravamo avvicinati a questo halving, con tanta FOMO, tante aspettative che poi puntualmente vengono sempre e comunque deluse, e dall'altro lato con troppa attenzione al prezzo e poca a quello che questo evento rappresenta. Farò una brevissima introduzione di qualche highlight dell'halving, diciamo che in realtà giusto due chicche per sorridere, per dirvi questa curiosità, e poi ci concentriamo ovviamente sull'analisi dei grafici e sulle vostre domande. Tra l'altro ogni tanto vi preavviso già che vedrete una scillata in più, cioè oggi una scillata particolare in realtà nella chat, che è una promo che ho organizzato insieme a quelli di OKX, visto che vi ho presentato recentemente l'exchange, che purtroppo ha un po' di limitazioni in Italia e permette soltanto lo spot e il margin trading, oltre vabbè alle sue altre funzionalità, ma ahimè niente perpetual, niente derivati, che erano la cosa che più mi gustava di quell'exchange. Però ho deciso di utilizzarlo per il margin trading, visto che ha delle fees competitive eccetera eccetera. Ho visto che anche voi siete stati interessati, allora io da bravo rompiscatole gli ho scritto e abbiamo organizzato questa promo per dare un piccolo bonus a chi fa un deposito di $100, viene dato $20 di trading bonus. Tra poco vi faccio vedere come andarvi a registrare e a utilizzarlo. Chiusa la parentesi, tempismo da cripto, nelle cripto il tempismo è tutto, per autocitarmi. Sto vivendo con i tuoi video didattici, sei meglio di Ozark. Fantastico, tra l'altro gli dovevo dare un paio di dritte per come riciclare il loro denaro, bastava che chiamassero meglio, gli sistemavo tutto io. A parte gli scherzi, prima di iniziare a leggere le vostre domande, ve l'ho detto, volevo dirvi una piccola curiosità sull'halving. Quello che vedete qui dietro è un block explorer, uno dei tanti, che vi dice appunto le informazioni che ci sono all'interno dei blocchi che vengono minati, e in particolare
particolare, questo ovviamente è il blocco subito dopo l'halving, cioè il blocco dell'halving stesso, il 629999, ok? Quindi no, forse era quello appena prima, insomma a cavallo dell'halving. E la cosa simpatica è, non so se vi ricordate lo spirito con cui è nato Bitcoin, il messaggio che c'era nel Genesis Block, quel titolo del giornale del tempo che parlava del bailout che nel 2008 si stava continuando a fare verso le banche, ok? Per salvare le banche, che era un po' il tema più ricorrente della crisi finanziaria appunto di quegli anni. La cosa simpatica e da un lato geniale è l'aver inserito, guardate, questo titolo del New York Times del 9 di aprile dentro al blocco dell'halving di quest'anno, ok? Che è una cosa appunto particolare, perché riprende proprio, neanche a farlo apposta, gli stessi temi della crisi del 2008. Infatti il titolo recita: 9 aprile 2020, with 2.3 trillions injection, Fed's plan far exceeds 2008 rescue. Ve lo faccio vedere completo, il titolo tratto dal New York Times, che effettivamente riporta alla luce il tema dell'inondazione di nuova liquidità da parte della Fed, che anche quest'anno ha fatto i suoi bailout strutturati in maniera diversa dal 2008, perché la crisi ha colpito per ora settori diversi, e tuttavia sono temi ricorrenti che qualcuno dice: ma guarda caso l'halving di Bitcoin avviene proprio in concomitanza con questi fatti. È una cosa quasi ironica, no? Da parte del tempismo stesso. Qui abbiamo il nostro grafico di Bitcoin, che tra poco andiamo a commentare tutti insieme. Qui abbiamo il blocco, e tra l'altro un'altra cosa bella è che cioè, a me piace vedere noi bitcoiner come community, come persone che hanno interessi comuni, passioni comuni, aspirazioni comuni, ed è bello vedere quanta partecipazione c'è stata anche con questo scherzino qua di scrivere i messaggi all'interno dei blocchi. Infatti in molte transazioni, guardate, ci sono stati svariati messaggi. Ho reperito su Reddit alcuni, cioè un campione che qualcuno ha reperito con uno script, ma sono sicuro che ce ne sono tanti altri. E i temi più comuni ovviamente: happy halving, Epstein didn't kill himself, che ci sta sempre, happy halving, anti-covid, quindi qua per tirarci un po' su di morale, via, eccetera eccetera eccetera. Insomma, è bello che anche si possa lasciare un segno in questo modo sulla blockchain di Bitcoin, che sarà un segno indelebile, ed è questo proprio il bello dello spirito della blockchain. Adesso, prima di iniziare a analizzare insieme i grafici e il mercato, che è molto molto curioso, vi avviso già, perché c'è Bitcoin che non ha dumpato innanzitutto in concomitanza con l'halving. Quello di per sé è un fomentatore, secondo me, perché ve l'ho detto, molti se lo aspettavano, non l'hanno visto dumpare, e ho già visto tutti saltare: ma allora è ancora da comprare. Attenzione, come sempre, facciamo un piano, rispettiamo il piano, guardiamo il grafico, che cosa ci dice, e impostiamo di conseguenza. Io vi spoilero che ho aperto un piccolo short di copertura. Io ormai sono quello che apre gli short di copertura e poi li chiude tutti in perdita. Ultimamente è andato così, ma a parte gli scherzi, anche se va così, non importa, perché fa parte della mia strategia e i risultati comunque sono positivi, perché uno short di copertura in perdita poteva andare molto diversamente. Bisogna sempre avere la visione generale delle cose. Tra poco comunque ne parliamo. Adesso voglio leggere un po' di vostre domande e poi andare diretti appunto ai grafici, quindi via con le domande. Domanda iniziale: riprendendo lavoro, fortunatamente credo per altri oltre a me, anch'io effettivamente ho ripreso a lavorare, non ho mai smesso, ma ultimamente è più carico, mi vedrete più spesso in ritardo, magari posticiperò un po'. È chiedere troppo un orario serale? Grazie, ovviamente se per te è possibile. Giusto per poter fare una domanda, altrimenti, come non detto, lo guarderò in replica sul tubo. Guarda, a me dispiace un sacco di tagliare fuori qualcuno. Io vorrei davvero riuscire a trovare un momento, un modo per includere tutta la community, avervi tutti quanti qua pronti a fare domande. Però da un lato per voi e da un lato anche per me, perché io a volte sono in difficoltà, cioè alla fine sì, questo orario a me viene bene, perché torno a casa dal lavoro, mi metto qui, faccio un'oretta con voi, mi scorre via velocissima, non me ne accorgo neanche, e poi più che altro ho qualcos'altro da fare in casa, insomma, da sistemare, perché non venga una rivoluzione, cucinare qualcosa eccetera eccetera. Le 21, molti mi avevano chiesto di posticiparlo alle 21, ma per me è un po' difficile perché io ho un po' di orari
abbastanza strani, del tipo che alle 21 di solito non ho ancora mangiato, quindi se lo facessi alle 21 andrebbe a finire che mangerei a orari impensabili, non lo so, ci dovremmo pensare. Farò un bel sondaggio su Telegram, d'accordo? Facciamo così, perché voglio raccogliere un po' di opinioni e davvero mi spiace, cioè quando leggo che qualcuno non riesce a partecipare a me spiace un sacco, perché il mio primo obiettivo è veramente quello di essere il più inclusivo con voi possibile, quindi davvero mi spiace, mi auguro di poter andare nella direzione in cui includo più persone di voi possibile. Domandona da 32 Ether, mamma mia, qua c'è qualcuno che vuol fare il validator, attenzione, qual è la domandona però? Lei non l'hai fatta, eccolo qua. Domandona da 32 Ether e poi un po' di righe dopo. Che ci faresti nella maniera più speculativa possibile? Con cosa? Con Bitcoin? Ah, Maker, BlockFi, Serenity, con Edge o senza? Credo che sia un tutt'uno. Allora, guarda, tra tutte le cose, Maker forse è quello che escluderei di più per ora, per via della... alle 21 dormiamo già, qualcuno dice, sì, beati voi. dicevo che Maker è quello... avevo pensato di utilizzarlo per collateralizzare qualche Ether, riscuotere qualche DAI da mettere poi in lending su Compound, però come giustamente mi faceva notare qualche amico della community, non conviene perché c'è una stability fee al momento su DAI, su MakerDAO, estremamente alta, che ti mangia completamente tutti i profitti che poi faresti su Compound. Quindi con tutti questi io ti dico Maker all'ultimo posto, BlockFi assolutamente al primo perché lo sto utilizzando e sono estremamente contento, tra l'altro tra poco ho visto che implementeranno anche la possibilità di depositi fiat, che non è male per chi come me ha del cash, della liquidità, che vuole mettere magari un po' a rendita. Io lo sto facendo, sto mettendo per ora il cash esclusivamente su Nexo, euro parlo, di contanti, cioè liquidità dalla banca a bonificati lì, Nexo, perché è l'unico che supporta appunto il fiat, per la fiat money, per utilizzare la piattaforma. Altrimenti si potrebbe utilizzare BlockFi qualora appunto implementasse questo, che lo farà tra poco. L'altra opportunità sono le stable coins, che infatti un po' di liquidità l'ho convertita in stable coins. Non sono un grande fan io delle stable coin e per questo io preferisco avere, piuttosto se devo avere cash, preferisco averlo liquido in euro. È vero, sono comode, sono smart e tutto, però non mi piacciono da impazzire, ecco, questo è quanto. E Serenity invece, quando se parli di Ether 2.0, a parte che ci farò un video che uscirà giovedì, quindi mi raccomando giovedì 18:30 tutti sul pezzo, Ether 2.0, svelo tutto spiegato in maniera molto molto semplice, un po' come faccio io, cercherò di non eccedere il quarto d'ora 20 minuti per non farvi addormentare. E quindi che dire, Serenity sì, perché tra l'altro cioè io almeno in quanto holder di Ether, e non ho problemi a vincolare i miei Ether in staking su Ethereum, perché attenzione, con Ethereum 2.0 ci sarà, vi anticipo già questa cosa, chi vuole mettere in staking ci sarà un ottimo rendimento iniziale, mi pare di aver letto intorno maggiore addirittura del 15% annuo, quasi al 20%, a seconda poi di quanti validators si proporranno. Però attenzione, perché il mettere in staking i propri Ether sarà una transazione one way. Cosa vuol dire? Vuol dire che i propri Ether vanno a finire sullo smart contract di deposito di staking e non li potete portare indietro, quindi molta molta attenzione. 32 ETH a botta vincolati lì fin tanto che non si arriva alla phase 1 o phase 2 addirittura, in cui vi permetteranno appunto di implementare le transazioni a doppio senso, quindi in deposito e in prelievo, quindi attenzione, tenete bene in considerazione questa cosa. Al di là di tutto, io ho sempre holdato Ether, poi ovviamente anche se hai gli Ether ti puoi coprire dai downtrend con una bella posizioncina short e con tutte le coperture del caso, e quindi assolutamente sì. Di altri modi, te l'ho detto, gli altri SeFi tipo Celsius Network, Nexo, eccetera, eccetera, e sono sempre ottimi per mettere un po' a rendita le proprie coin. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Io metto sempre a 480p, ottima scelta, soprattutto da mobile. Ciao, 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 avanti Savoia. Ci faresti vedere come piazzare uno short di copertura su OKX? Ma guarda, in verità lo short di copertura è una posizione short, semplicemente. Quindi tu devi definire il tuo ingresso, il tuo stop
stop loss e il tuo take profit eventuale in copertura significa che, cioè il termine copertura significa che tu detieni una posizione long oppure detieni la posizione spot, ovvero le coin stesse, ok? Esempio, vuoi shortare Bitcoin per coprirti, significa che tu detieni Bitcoin, supponiamo tu hai un Bitcoin, però adesso, esempio, vedi che c'è stato un sell off e allora cosa dici? Dici, ma non è che poi quel sell off lì si protrae e mi va a finire in un ritracciamento più marcato o peggio ancora un'inversione? E allora cosa fai? Di quel Bitcoin lì te lo sposti magari su BitMEX, su OKX. Su OKX in realtà purtroppo no, perché non ci sono i derivati, perché solitamente lo short è più comodo farlo con i futures oppure con i perpetual, su BitMEX, su Bybit, eccetera eccetera. E cosa fai? Ti apri una posizione short con una parte di quel Bitcoin lì come collaterale. È abbastanza semplice come cosa, e di conseguenza quello che succede è che se il prezzo scende tu hai il tuo Bitcoin che perde di valore, ma nel mentre lo short che cresce di valore, ok? Si valuta, cresce, ti fa guadagnare, e alla fine il netto è una perdita minore di quello che avresti perso holdando soltanto il Bitcoin. È un metodo intelligente, secondo me, per holdare attivamente, diciamo così. Se uno è un po' pro di analisi tecnica, conosce, mastica un po' il trading, non significa che devi aprire e chiudere posizioni ogni giorno, ma semplicemente ti guardi il tuo grafico giornaliero, settimanale, vedi potenziali inversioni, piazzi il tuo entry short in un momento in cui vedi un sell off, vedi un lower high, vedi una lateralizzazione che rompe a ribasso, insomma tutti quei segni che conosciamo di possibile inversione, e apri uno short. Poi magari se l'inversione si inizia a confermare, quindi ci sono altri segni a cascata, allora va a finire che puoi incrementare il size dello short. Magari, esempio, io tra poco vi faccio vedere concretamente come ho agito. Io di solito parto con una copertura che va dal 5 al 10%, con dei segni già estremamente, anzi facciamo che ve lo faccio vedere subito, così non parliamo in astratto ma concretamente. Guardate, vi faccio proprio l'esempio di quello che è successo adesso. Allora, quello che c'è stato è il movimento rialzista, ok? Al break degli 8000 abbiamo avuto il cambio di bias da bearish a bullish, ok? Vi ricordate tutto questo discorso? Non sto neanche a ripeterlo troppo per non annoiarvi. Dopodiché abbiamo avuto una rottura di un sacco di resistenze una dopo l'altra, una candelina di arresto che ha iniziato a indebolire un po', vedete che siamo partiti, abbiamo rotto a rialzo così con un movimento quasi parabolico ma subito arrestato dalla candelina di arresto, poi ha lateralizzato un po', poi un altro tentativo da parte della domanda di sfondare la resistenza a 9500, questa resistenza, ci siamo riusciti, ma dopo c'è stato innanzitutto un ostacolo, vedete qua ci siamo fermati appena sotto i 10.002, che è la resistenza successiva verso l'alto, un primo ostacolo, un po' di titubanza, chiamiamola così, e poi babam, sell off, questa è la candela di sell off. I sell off sono dei segnali importanti, soprattutto in un bull market. Perché? Perché un bull market, quando poi vede una mazzata sulla fronte, un bel sell off, spesso e volentieri si frena. Non dico che inverte, perché non è che è finita, adesso entriamo in fase ribassista, però un sell off così solitamente è un segno di top, quantomeno locale. Quindi significa che o si inizia in ordine di probabilità, diciamo, o inizia uno storno, quindi un ritracciamento che poi può essere lieve, moderato, forte, dipende dai segni successivi, oppure un periodo di lateralizzazione, quindi abbiamo il sell off, poi un rebound e poi un po' di lateralizzazione per l'appunto, o altrimenti se c'è domanda proprio ai massimi abbiamo il sell off subito assorbito dalla domanda e poi higher high e così si va. Quindi cosa si fa? Si gioca appunto di probabilità, il trading è questo, non esiste predizione, non esiste andrà così, esiste uno schema di scenari a cui si attribuisce una certa probabilità. Il tutto lo si unisce, diciamo così, lo si sposa con la posizione che si ha attualmente a mercato e si decide come esporsi. Io ho pensato questo, allora ho una posizione net long spot su Bitcoin, quindi detengo i miei Bitcoin e basta, puliti
volatili così. Quindi ovviamente Bitcoin sale, io sono contento, Bitcoin scende, io sono triste, molto banalmente. Come fare per ovviare alla cosa nel caso in cui Bitcoin può iniziare a stornare un po'? La copertura short, che può essere, cioè la copertura che può essere uno short oppure utilizzando le opzioni. E ne parliamo tra poco, visto che vi sto introducendo un po' al mondo delle opzioni, vi vedo gasati, secondo me siete interessati al mondo delle opzioni, al mondo del trading anche sulla volatilità, e quindi sto cercando un po' alla volta in maniera molto soft di introdurvela live dopo live, video dopo video, ma prima o poi vi tiro una ammazzata, un video di mezz'ora sulle strategie avanzate con le opzioni e ve lo beccate tutto quanto. Tra l'altro ditemi se vi può interessare oppure no, perché io sto già iniziando a pensare di prepararlo, perché vi stimo molto, so che voi siete un pubblico di alto livello e in quanto tale siete interessati non appunto alle chiacchiere da bar ma alla pratica, e quindi questo avrete da me. Detto questo, come vi dicevo, coprirsi cosa vuol dire? Vuol dire che quando vedo un segnale come quello che vi ho detto poco fa, sell off, quindi possibilità di ritracciamento, lateralizzazione, oppure higher high può essere, ovviamente, perché tutto può essere, mai escludere una possibilità, e io sono net long, in questo caso io sarei contento solo se facessimo un higher high, oppure alla peggio se lateralizzassimo, poi c'è da vedere ovviamente l'esito della lateralizzazione. Tuttavia escludo in questo modo lo scenario più probabile, che sarebbe quello tra l'altro che mi danneggerebbe di più, e quindi considerando l'intero spettro di possibilità io sto avendo un buon esito in un caso, un medio esito in un altro caso e un pessimo esito nel terzo caso, perché nel cosiddetto worst case scenario, ovvero il caso in cui facciamo un altro dump e andiamo a invertire completamente il trend, improbabile ma possibile, andrebbe a finire che io sto lì a guardare terrorizzato e vedo sgretolarsi il valore del mio portafoglio, che è esposto unicamente in una direzione, e quindi almeno con una fettina voglio iniziare a proteggermi già ai primi segni. Questo cosa implica? Implica che mi si ribilancia la posizione e il caso di inizio ritracciamento diventa sempre il caso peggiore, perché ovviamente l'esposizione short non sarà mai maggiore del mio net long spot, ma sarà una frazione, tuttavia diventa meno peggio, ok? La lateralità rimane bene o male uguale perché è adirezionale, l'higher high ovviamente rimarrebbe il caso migliore ma leggermente meno migliore, perché ho lo spot che mi erode una piccola parte del guadagno, scusate, lo short che mi ero ad una piccola parte del guadagno. Tuttavia se poi continuiamo a correre a rialzo, perché fare un higher high dopo un sell off significa domanda veramente fuori di testa ai massimi, anzi, e quindi probabilmente non è che fa l'higher high e poi si ferma lì, probabilmente va avanti e tira una delle sue botte Bitcoin, di quelle che ogni tanto fa, e quindi sarei contento perché la mia posizione, il mio short va in stop loss, amen, capita, e il mio spot long invece continua a galoppare. Se invece dovessimo scendere in continuazione, quindi andare a fare un ritracciamento sempre più profondo, il mio short intanto profitterebbe sempre di più, e poi ovviamente più vedo segnali di short, segnali di possibile inversione, quindi perdita di altri supporti, volumi in corrispondenza con candele di vendita, la domanda che è quella che si è presentata ad esempio qui su queste shadows si esaurisce, quindi inizio a vedere delle candele rosse piene, non più con la shadow sotto. Quelli sono segnali forti del fatto che la domanda si sta indebolendo, si sta esaurendo. Ecco, quello magari mi dice: guarda, fai così, piazza un altro 5% di copertura qui, un altro 5% di copertura lì, e va a finire che faccio un compounding della copertura short durante, per l'appunto, il rafforzarsi della correzione, fino ad arrivare nei casi più estremi, immaginiamoci un caso molto estremo, ovvero di inversione effettiva del trend, di avere una posizione net short. Quindi significa che l'apprezzamento del mio portafoglio potrebbe diventare maggiore se il prezzo cala piuttosto che se il prezzo sale. Personalmente io non ho mai fatto coperture fino ad arrivare net short, anzi io con le coperture sono molto 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 cauto, arrivo nei casi estremi al 30%, vi dico proprio, quindi sono sempre net long, e questo per scelta mia, insomma, perché comunque guardo anche il macro sul lunghissimo periodo e basta. Comunque ovviamente sta alla scelta di ognuno come bilanciare il proprio
proprio portafoglio, ma il senso è quello di andare a pescare come primo entry il punto più anticipatore possibile, che per me è stato questo. Vedete, abbiamo avuto il sell-off, il primo sell-off qua, e il formarsi quindi di un cluster di liquidità, che è questo rettangolo rosso tra i 9.000 e i 9.500. Perché si è formato qui un cluster di liquidità? Ma perché, guardando innanzitutto questa area, contiene molte shadows, vedete, qua c'è stata offerta, qua c'è stata offerta e qua c'è stata offerta, poi l'offerta si è un attimo placata, ha lasciato passare la domanda e poi si è ripresentata pam 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 in progressione fino a scatenare il sell off. Anche in passato questa zona, vedete, è stata esecutrice di offerta, ok? Qui in realtà è stata una zona di accumulazione di breve, però per poco, perché poi c'è stato subito un sell off, quindi è un pool di liquidità, è una zona importante. Ho deciso di posizionare il mio primo entry short hedge proprio in quest'area. In particolare io l'ho diviso in tre punti, 1, 2 e 3, e il complessivo, di cui al momento me ne è scattato uno solo, andava a coprirmi al 10%, quindi al momento sono coperto short per un miserrimo tipo 3,333%. E questo è quando, insomma, è un entry fortemente anticipatore, perché è il primissimo segno di indebolimento del trend, il sell off. Qualora ovviamente dovessimo avere altri segni più forti, la perdita degli 8.000, la chiusura, come vi dicevo, con candele rosse piene senza shadows, e il fatto di vedere volumi scarsi in verde, tipo la candela di oggi, immaginatevela se chiudesse come adesso e domani abbiamo un candelone rosso che mi chiude qui con volumi di questo tipo, allora abbiamo dei bei segni, ok, di incremento di forza da parte dell'offerta stessa, e pertanto vado a coprirmi un po' di più. È come fare dei take profit, immaginatevelo in questo modo, delle vendite localizzate allo scopo di ricomprare più in basso, ma al contrario, e questo mi permette di gestire meglio la mia posizione rispetto che a dire vendo e poi rientro. Perché? Perché riesco a intanto quantificare la posizione come capitale a rischio, come tutti i parametri che importano a me. In secondo luogo metto uno stop loss, che per me è 10.500 circa, qua, con un po' di respiro dai massimi, che sarebbe l'invalidazione ovviamente del mio short. E poi se uno vuole può mettere dei take profit. Attenzione, non fate un errore che ho fatto io in passato, ovvero l'errore di essere troppo avidi. Vi faccio un esempio. Supponiamo che adesso andiamo di nuovo a pescare da questa liquidità, a tentare magari di fare un altro high in questa zona, facciamo un lower high e poi dumpiamo giù qua. Immaginiamoci questo preciso movimento. Quello che succede, che io ho fatto in passato sbagliando, è stato dire: caspita, il bias è bullish. Qua ho fatto un ottimo profitto sul mio short, ho un rischio rendimento comunque di tutto rispetto, ma facciamo che faccio take profit e poi al limite riapro un altro short più avanti. Poi che cosa è successo? È successo che e bam! E io qua ero completamente scoperto. Tra l'altro, quando mi è successo, esattamente qui, se vi ricordate, se mi seguite vi ricorderete, perché ho subito una mazzata clamorosa che poi ho dovuto recuperare con un piano B, che è stato fare uno spot buy in zona 4.000 dintorni. Fortuna, mi è andata bene, la fortuna mi ha assistito. E basta, quindi questo è il discorso. Il discorso è che se una posizione è di copertura, di inquadrarla come copertura e non come speculazione, perché se voglio fare un entry, uno short speculativo, allora dico ok, entro in questa posizione qua sempre, metto lo stop loss in questa posizione qua, il bias è bullish, quindi è una posizione contro trend e quindi devo mettere il take profit. Solitamente le mie regole di rischio mi impongono di mettere un take profit sulle posizioni speculative contro trend, per uscire il prima possibile in profitto, in quanto non è designata come trend follower, perché il trend non c'è, il trend va nella direzione opposta, oppure nel caso più soft, chiamiamolo così, andare a escludere quantomeno il rischio, che significa che una parte della posizione la chiudo in take profit, così se il resto va avanti va bene, la trasformo in trend follower, quindi ho higher risk, higher reward, e se mi va in stop loss, nella peggiore delle ipotesi, poco male, perché ho escluso il rischio. Il totale complessivo è un bel break even, ci sta, bella per me. E quindi
la posizione speculativa è questa, la posizione di copertura invece è da vedere come sovrapposizione del mio holding, del mio capitale detenuto. Non è una posizione speculativa, è fondamentale capire questa differenza. Quindi no al take profit, a chiudere la posizione di copertura, perché poi va a finire che resti scoperto e perde di senso la copertura stessa. Faremo un video approfondito anche sulla copertura, perché è importante. E soprattutto, cos'altro vi volevo dire? Basta questo, cioè è fondamentale includerlo nella porzione di portafoglio dell'holding, perché la copertura serve appunto ad ammortizzare la perdita nel caso in cui il mercato dovesse andare a peggiorare repentinamente. La si apre subito piano quando c'è un primo segno e poi si va a incrementare tanto più aumentano le probabilità appunto di questo outcome, di questo esito poco piacevole, ok? Si pesa in base alla probabilità che il grafico ci dice. Un'altra cosa assolutamente importante è come chiudere la posizione di copertura, quando chiudere la posizione di copertura. Anche lì ci sono varie ipotesi, insomma c'è chi utilizza dei banali indicatori di trend, tutto ci può stare, ognuno ha il suo metodo. Vi dico il mio metodo, visto che comunque apro la copertura su un time frame daily, sul giornaliero. Quello che faccio è chiudo la copertura quando sul time frame giornaliero mi vedo un setup opposto, un setup long in questo caso, se la copertura è short. Perché? Perché dico, boh, allora già siamo in bias bullish, io sono coperto, un po' abbiamo ritracciato, grande, bellissimo, ottimo, però adesso si è sparata fuori della domanda, c'è un setup addirittura long, quindi io se non fossi coperto al di là di tutto, al di fuori di tutto, entrerei long. Quindi cosa faccio? Tengo aperto uno short, allora lì chiudo la copertura e eventualmente mi immagino una sorta di stop loss mentale sul quale punto poi a riaprirla, quindi un'invalidazione di quel setup long. Ho fatto un lock dei profitti, in quel caso lì c'è buona probabilità, visto che ho setup long, bias bullish, abbiamo tutto concorde, insomma la massima probabilità verso il rialzo, e pertanto vado appunto in quella direzione lì, seguo un po' il mercato in quella direzione lì. Il mio stop loss fungerà da riapertura, in quel caso lì non di chiusura di posizione speculativa, che appunto non ho, ma di riapertura della posizione di copertura stessa, così evito il danno in quella piccola frazione di probabilità che con un setup long e bias bullish si è ridotta estremamente, però c'è, di grosso danno, poca probabilità, che è il dump improvviso. Così ho un po' sotto mano tutte le possibilità. Vi ho annoiato sicuramente tantissimo, adesso torno da voi perché ve lo meritate. Allora. Ok, questo per parlare dello short e un po' anche per fare l'analisi di Bitcoin, che ve l'ho detto, vi ho detto un po' qual è la situazione, e tra poco magari la riprendiamo e approfondiamo qualcosa. Diamo un'occhiata a Band, assolutamente sì, Band Protocol sta spingendo veramente tanto. Tra l'altro recentemente avevamo ipotizzato una posizione di accumulazione che sarebbe andata bene. Io non l'ho aperta perché non mi sto esponendo in altcoins, però sta andando bene. Oggi niente camicia. No, oggi maglietta, c'è un caldo pazzesco qui a Piacenza, non potete capire. Sono tornato in bicicletta dall'ufficio e guardate, sto già iniziando a sudare, è una cosa incredibile. Poi ho bevuto anche un caffè, adesso vado in agitazione e sarà tipo il quarto di oggi. Allora, come vedi, dove mi sono perso come al solito, come vedi Maker contro Bitcoin? Ma secondo me non tantissimo bene, eh? Allora andiamo a buttare un occhio innanzitutto a Band, visto che qualcuno lo ha chiesto poc'anzi. Band BTC, mamma mia, 24% oggi, mostruoso. Tra l'altro ha fatto anche un bellissimo scherzo per chi ha messo lo stop loss, l'ha fatto sbranare così, papam, beccati sto stop loss. E in ogni caso avevamo ipotizzato, se non ricordo male, un entry speculativo accumulativo su questi supporti, 1, 2, e lo stop loss, se non ricordo male, era o qui o addirittura, no, secondo me era qui sotto, che ci sarebbe stato brutalmente sbranato da questa candelina qua simpaticissima, tra l'altro accompagnata anche da volumi bassi, ma effettivamente c'è stata su Binance, immagino di sì. Ecco, queste sono quelle situazioni sgradevoli dove se ti scappa lo stop loss, insomma, secondo me non sei proprio contentissimo, perché ti filla tutti gli ingressi accumulativi qua sotto e poi te li stoppa. Quindi o sei pronto a rientrare subito dopo, però ti perdi per l'appunto tutto il dump, oppure
oppure niente. Oppure l'altra soluzione per evitare queste sgradevoli situazioni è mettere lo stop mentale, tra virgolette, oppure qualche piattaforma di automazione te lo fa anche mettere fisico, alla chiusura della candela anziché al toccare il prezzo stesso, che almeno eviti di fartelo mangiare in maniera, cioè in questo modo, insomma. In ogni caso il quadro è bullish di Band Protocol, perché guardate, è entrato proprio nella zona cumulativa descritta da questi supporti, questi qui che abbiamo visto. Quindi il primo era qua, il secondo era all'incirca tra qua e qua, quindi lo metterei come un'area unica. Non ricordo come abbiamo fatto l'ultima volta, ma oserei includerlo in un'unica area. E dopodiché ha fatto un bel candelozzo di domanda, quindi sta mantenendo i supporti tutti, non ne ha perso nemmeno uno, e la domanda si è fatta sentire già al primo supporto, quindi il quadro è assolutamente bullish. Adesso c'è da vedere come reagiamo con i massimi, quindi se cozzando contro questo high e quest'altro high andiamo a svendere, oppure se la domanda rimane carica e continua a spingere verso nuovi massimi. In tal caso sarebbe assolutamente assolutamente interessante. Si potrebbe addirittura andare a pensare a un breakout trade, ok, magari in parte su questo, in parte su questo supporto. Nel caso in cui dovessimo fare una cosa di questo tipo, si potrebbe entrare qui dentro con uno stop loss a invalidazione, una mossa un po' più speculativa mirata a seguire poi la cosiddetta price discovery, ovvero il nuovo massimo locale, che non c'è un riferimento, non ci sono zone storiche che ci aiutano, perché storicamente sì, cioè c'è stato il giorno della IO, però non ci dice molto questa cosa. Ecco, quindi è interessante da seguire sotto questo punto di vista Band Protocol. Poi cos'altro mi avevate chiesto poco fa? Allora Maker, giusto? Allora Maker, però, se non ricordo male, non... oh sì, su Bitfinex, ottimo, ottimo. C'è anche su OKX, che magari ha dei volumi interessanti contro Bitcoin, vediamo. Allora, sì, c'è storico su OKX, quindi facciamo che lo guardiamo da qua. Allora, beh, come vedi il grafico non è dei migliori, non è proprio dei migliori, per usare un eufemismo, perché ha fatto un dump abbastanza marcato. Ok, quindi direi che contro Bitcoin non è interessante. Di per sé il progetto Maker non è neanche male, non so come mai fondamentalmente il token stia andando così alla rovina. Aspetta, vediamo se i dati di un altro exchange me lo confermano, ma immagino di sì, è così, c'è poco da fare. Ma dal punto di vista grafico è bocciatissimo, perché è in continuo downtrend, lower lows, lower highs. Ritorniamo pure su OKX, che mi dava dei dati un po' più consistenti, e potrebbe diventare interessante soltanto nel caso in cui dovesse palesare della gran domanda e recuperare quantomeno un blocco, un cosiddetto blocco. Quindi il primo blocco è questo, che sta formando per ora un range, quindi andarlo a rompere a rialzo è un primo segno. Però addirittura neanche la rottura di questo blocco porterebbe a un segno di potenziale inversione, perché abbiamo quest'altro blocco molto duraturo anch'esso subito sopra che ci ostacola. Quindi è veramente brutta come situazione. Direi che Maker per un po' lo lascerei stare, a meno che ovviamente io non sia un accumulatore seriale, e in tal caso se si accumula il range vicino ai minimi, cioè durata lunga, prezzo basso, sono ghiotti per gli accumulatori, proprio perché appunto punti ad accumulare. Però l'ideale, se si è accumulatori e si fanno queste strategie qui, sarebbe avere appunto sempre pronto, carico, lo short di copertura. E shortare Maker secondo me non è così facile. Non so se su OKX c'è il margin trading di Maker, ma secondo me non molto. Quindi attenzione, attenzione a fare accumulazione su coin che non si possono shortare, perché ce ne potremmo pentire amaramente. Insomma, vedere un drawdown notevole per un periodo di tempo anche abbastanza prolungato. Ethereum solo con 32 coin o anche meno? Solo con 32 coin nel caso in cui tu voglia diventare un validatore, altrimenti ti devi unire ad un pool. Ogni validator node sono 32 ETH. Conosci Trade Santa? No. È una piattaforma che mette a disposizione dei bot per poter tradare automaticamente collegando le API del tuo exchange. Ah, perché no?
Sono svariati quelli che ci puoi collegare, te lo consiglio anche perché così poi ci fai un video. Ma guarda, allora, in verità io voglio seguire, visto il vostro interesse, il filone del trading automatico e lo seguirò perché ho visto, appunto, vi ho visti molto coinvolti. Quindi aspettatevi tanti altri video sul trading automatico. Voglio condividere strategie con voi. Io ho estrema trasparenza da parte mia. Quando trovo qualcosa di interessante, ve lo condivido, il che non significa che è un sacro graal né che sia perfetto, ma ve lo condivido per avere anche un vostro feedback, un miglioramento da parte vostra, dirmi guarda che lì funzionerebbe meglio così, lì funzionerebbe meglio cosà, e soprattutto vorrei fare lo step successivo, che è utilizzare una piattaforma che permette di linkare TradingView e gli exchange. Io ne ho trovata una che è a pagamento ed è Threecommerce, e sono in contatto adesso col team di Threecommerce per vedere se può fare qualcosa per la nostra community, magari qualche promo che è interessato, eccetera, o anche semplicemente farla provare a me per un periodo prima di pagargli la subscription, perché mi sembra una delle piattaforme più complete in questo senso, e quindi sono curioso di mettere in pratica in concreto, innanzitutto prima in live test e poi in concreto alcune strategie per continuare con voi il filone del trading automatico, che è un filone veramente che ha del potenziale, che c'è molto interesse dietro. Ragazzi, vi ricordo una cosa, tra l'altro, che qua si accumulano shitcoin. Se voi seguite il mio live, quindi se state incollati allo schermo, mi guardate per macinate minuti e soprattutto se siete attivi in chat, quindi se scrivete in chat, guadagnate shitcoin per tempo che guardate e per attività nella chat. Le shitcoin presto saranno redeemable con dei premi, cioè io metterò un premio che ne so, hai 10.000 shitcoin, ti guadagni 0,001 bitcoin, per dire. Lo farò molto molto presto. Io sto usando Threecommerce e per ora è nel suo genere quella con cui mi trovo meglio, e infatti mi ispira molto. Io non mi sono mai tuffato di testa nel mondo del trading algoritmico, ma è ora di farlo, di spaccarmela questa testa qua, insomma. Ciao, ho visto sempre i video in differita. Oggi siamo live, grande, mi fa molto piacere. Una domanda tecnica: come calcoli il coefficiente di GAN? Parti dai valori weekly o daily? È possibile usarlo solo su commodities o va bene per tutto? Allora, in realtà io non lo calcolo proprio, cioè non utilizzo un'analisi di quel tipo lì. Io sulle cripto utilizzo un'analisi molto molto più easy, basata soprattutto sulla price action, perché con l'esperienza è noto che è quella che mi dà risultati un po' più concreti con minori difficoltà, e soprattutto che si sposa meglio con la mia operatività, che è, diciamo, saltuaria. Come si vedono i punti accumulati? Allora, punto esclamativo points dovete scrivere, e così vedete quanti punti avete. A proposito di points, visto che ora ve ne ho parlato, come vedo quante shitcoin ho, punto esclamativo points nella chat, e te lo dice e viene fuori anche qua. A proposito, prima di andare avanti a leggere le vostre domande, io vi butto lì una scommessina, una, dov'è che è? Betting, eccolo qua. Allora, una scommessina che vi permette di vincere qualche altra shitcoin, anzi di scommettere qualche shitcoin. In particolare, la scommessina è: a fine live, Bitcoin secondo voi sarà sopra o sotto i 9.000 dollari? Start bet. Allora, adesso vediamo innanzitutto se funziona. Dovrebbe, eccoci. Allora, a fine live, Bitcoin varrà più di 9.000 o meno di 9.000? Allora, voi dovete scrivere, e dovrebbe anche venirvi fuori a schermo adesso le istruzioni di tutto quanto. Vediamo se è uscito. Eccolo qua, le scommesse sono aperte. A fine live Bitcoin varrà. Devi scrivere punto esclamativo bet, poi più o meno, a seconda che tu pensi che valga più di 9.000 o meno di 9.000, e poi quanto vuoi scommettere. Quindi esempio, punto esclamativo bet, spazio più, se pensi che a fine live varrà più di 9.000, spazio 10, se vuoi scommettere 10 shitcoin. Quello che, cioè chi vince di voi, si accaparrerà tutte le shitcoin scommesse, cioè la fazione più o meno alla fine, a seconda di quanto varrà a fine live Bitcoin, per due. C'è un moltiplicatore per due, quindi shitcoin bonanza oggi, spingere, spingere, spingere. E potete votare una volta sola e scommettere da 10 a più infinito shitcoin. Quindi,
spingere con le shitcoin che vi serviranno molto presto per avere un bel premio in BTC. Saranno i nostri giveaway 2.0. Adesso, prima che mi sommergiate la chat di voti, vediamo che cosa abbiamo qui di altre domande. In che percentuale si definisce il range ritracciamento? Ma dipende da quanto è marcato. Io di solito come ritracciamento considero fino al, guarda, con Fibonacci, col Fibonaccio, se prendiamo tutto quanto il movimento finora, per me è ritracciamento, vabbè, allora, fino a 20, io guardando Fibonacci che ci dà un'idea comunque dell'entità del ritracciamento stesso, se arriviamo al primo supporto di Fibonacci 23.6 o neanche, non è nemmeno un ritracciamento, è una dip, una cosiddetta dip da fare buy the dip per l'appunto. Se arriviamo a 38.2 è un ritracciamento lieve, che significa una correzione ABC, per capirci, con le onde di Elliott, quindi un ritracciamento sì che non inficia minimamente il bias bullish, anzi lo rafforza se continuiamo a rialzo. 0,5 ritracciamento moderato, quindi un ritracciamento di ampio respiro già. 61,8 ritracciamentone, perché soprattutto poi dipende anche dall'ampiezza del movimento stesso, tuttavia una correzione effettiva, quindi uno scarico del trend, e solitamente i ritracciamenti che arrivano fin lì hanno durata molto molto prolungata. E 78,6 invece, cioè dopo il 61,8 per me già si esce dal termine di ritracciamento e si va a finire in quella zona borderline che è a rischio dell'inversione, si va a ritestare i minimi, cioè in questa zona qua si parla di assorbimento già del movimento e quindi di invalidazione del movimento stesso, cioè immaginatevi se andiamo a finire di nuovo qua sotto, capite che facciamo tanti step indietro e la situazione non diventa bella, cioè è come se fossimo ritornati qui e per rivedere di nuovo un bias bullish dovremmo fare ancora tanta 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 strada, quindi andremo ad invertire completamente la situazione. Questo è quello che per dare un'impostazione di massima, insomma, sulla mia idea di ritracciamenti. Ecco, vai video opzioni, arriveranno. Ciao Luca, avresti alcune fonti oltre ai tuoi video che sono fantastici dove poter studiare il trading con le cripto oltre ai libri sul trading classico? Guarda, ti dico la verità, libri sì, benissimo, ottimo. I libri sull'analisi tecnica che ci aiutano a capire un po' come riconoscere i pattern, a studiare tutto quanto. Poi io ho letto, non mi ricordo il titolo, lo andrò a riprendere, forse High Probability Trading, qualcosa del genere. Era dedicato soprattutto al money management, che io consiglio veramente tanto di imparare il money management perché è importante ancora di più dell'analisi tecnica. Il money management è la base che si ha, che si costruisce per avere un trading sostenibile sul lungo periodo, veramente importante, fondamentale. Fondamentale. E poi emotività, quindi le categorie sono analisi tecnica, money management, risk management, emotività. E trovare un qualcosa che tratti tutto è difficile perché io ho letto tanto un po' da una parte, un po' dall'altra, sull'emotività. Recentemente sto finendo finalmente un mattonazzo incredibile, Pensieri lenti e veloci, si intitola, e di Kahneman, che parla appunto del modo di pensare della nostra mente, di come a volte ci inganna, di come nasce il bias, tutta una serie di discorsi di questo tipo che io li reputo molto più importanti dell'analisi tecnica. Attenzione, perché capire come funziona la nostra mente ci permette di cogliere quei segnali e non farci fregare, essere più padroni un po' di noi stessi e della nostra operatività. Veramente importante e fondamentale. Non vedo l'ora, non vedo. Scusate, sono nuovo di Twitch. Come si lasciano i like? Il like me lo dovrei lasciare sul tubo. A proposito, chi ci sta guardando sul tubo, spolliciate ai massimi. Mettete un bel like se apprezzate sempre i miei video, i miei contenuti. Bla 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 bla. Like, iscriviti, seguimi sui social e vai, è bella per te. Però su Twitch non ci sono i like, quindi più avanti, quando diventerò partner, cioè sarà possibile fare la subscription. E se avete Amazon Prime, tra l'altro, potete farmi la subscription gratuita e mi donerete 5 € al mese, e per voi è costo zero. Se invece non avete Prime, potete farmi la donazione lo stesso, o tramite qua sotto il tab donazione, che tramite PayPal mi mandate una mancetta, una tip, oppure tramite la subscription, un abbonamento appunto mensile che potete poi disdire quando volete, ma più avanti lo potrete fare. Tra l'altro, se mi tippate con PayPal, compare anche il meme brrr della Fed che stampa moneta. Fammi
Future e opzioni mi interessano un sacco da capire, gasatissimo se ce ne parli, ma in realtà dei future cioè ne parliamo spesso, perché alla fine tutta la mia operatività è sui future, sui perpetual in verità, sulle cripto, perché è operatività speculativa e in quanto tale i future e i perpetual sono 100 volte meglio dello spot market, che lo spot market ha fees maggiori, quindi io consiglio assolutamente di andare sui perp. Il video sulle opzioni mi interessa moltissimo, grandissimo. Che differenza c'è tra shortare in futures o in margin? Bellissima domanda. Domanda alla quale potrei risponderti in 10 ore, probabilmente, però cerco di farlo in breve. Il margin trading consiste nel prendere in prestito fondi altrui, quindi immaginati che tu prendi in prestito i miei bitcoin per venderli e per ricomprarli più in basso e poi ridarmi indietro i miei e tu guadagni ovviamente il delta, la differenza. Mentre il future è un contratto, ok, stipulato con una controparte che può essere chi te lo vende, l'exchange, insomma, eccetera, eccetera, dove tu dici io guadagno, cioè io mi impegno in futuro a comprarti i bitcoin a questo prezzo e tu ti impegni a venderli. Quindi alla fine non arrivi mai a scadenza, perché far scadere un future di solito non conviene per le fees, per i tempi, eccetera, eccetera. Le operazioni sono speculative, sono più di breve e fondamentalmente è equivalente alla compravendita spot, soltanto che hai una leva impostabile a piacere senza dover chiedere il prestito, quindi con commissioni enormemente più basse, e inoltre hai maggior liquidità e per l'appunto minori fees, quindi 100.000 volte il future, il perpetual. Probabilmente l'hai già detto, ma su quale piattaforma fai gli short? Allora, in margin trading adesso sto provando su OKX per le altcoin, per le copie altcoin Bitcoin sulle quali opero appunto per le alt, altrimenti utilizzo BitMEX, Bybit e FTX a seconda di quello che voglio fare, principalmente BitMEX per diciamo l'abitudine che lo utilizzo da una vita, Bybit per Ethereum soprattutto per poter shortare Ethereum con collaterale Ethereum e FTX per usare invece con laterale Tether, che è un altro modo per operare, insomma, così non mi espongo, però solitamente utilizzo Bybit e BitMEX, che hanno ottime fees, scusate, e alti volumi e quindi liquidità. Percentuali del genere sono considerati ritracciamenti e non inversioni? Guarda, dipende, quello dipende, non c'è una regola che dice tot per cento a ritracciamento, tot per cento a inversione. Io ti ho detto la mia: quando vedo un ritracciamento già maggiore del 50%, vuol dire, cioè bisogna capire che su tutto il movimento tu hai già perso la metà. Insomma, è notevole. 61,8 diciamo è lo step in più per andare più verso il basso che verso l'alto, quindi di solito si sposta. Se uno non guarda poi supporti e resistenze storiche, puoi spostare il bias con quello. Io preferisco poi inquadrare il tutto meglio andando a vedere i supporti e le resistenze storiche più che la percentuale di ritracciamento. Cioè, mi spiego meglio: se c'è un 60% di ritracciamento in prossimità di una zona vuota e magari poco più su o poco più giù c'è un supportone gigante, allora preferisco dire: se perdiamo quel supportone lì, allora ho una spinta in più per dire è un'inversione, più possibile l'inversione del ritracciamento, perché l'offerta sta martellando di brutto. No, inversioni si confermano dopo due minimi o due, esatto, bravo. Poi l'inversione confermata, si parla di probabilità di inversione, perché l'inversione confermata è quando siamo in regime di higher highs, massimi crescenti e minimi crescenti, quindi uptrend, e iniziamo a fare un lower high e un lower low, allora quella è un'inversione. Ovviamente se siamo in higher highs, higher lows, il primo segno sarà il lower high, se poi viene confermato dal lower low, e allora stiamo invertendo il trend, ovviamente sempre sullo stesso time frame. Non è che se sto guardando sul daily ho tutti i massimi e minimi crescenti e poi sui 30 minuti faccio un lower high, lower low, inversione. No, perché attenzione al mantenimento del time frame di riferimento, è importantissimo. Cosa vuol dire net long? Ma praticamente vuol dire che sommando tutte le tue posizioni su Bitcoin sei long, semplicemente quello, ovvero se hai, che ne so, hai un Bitcoin e hai il 50% di copertura short, sei net long. Se hai aperto un long di size $10,000 su Bitcoin e uno short di size 5,000, sei net long, quando la somma complessiva delle tue posizioni ti espone a un guadagno
guadagno in caso, nel caso in cui il prezzo cresca. E si può dire anche che sei long delta, qualcuno dice, perché delta è la greca che va a definire l'esposizione del tuo portafoglio a un aumento di prezzo, quindi long delta, net long è un po' simile. Poi tra poco, a proposito di opzioni, parliamo della seconda possibilità di copertura, già che ci siamo, e l'andiamo a concretizzare un pelino. Fibonacci, diamo un'occhiata al grafico di Band, l'abbiamo già data, spero di averti soddisfatto. C'è una rottura sui grafici delle shitcoin, compriamo. Tra l'altro voi ridete e scherzate, ma su FTX c'è un indice, guardate, questo qua, che si chiama Shitperp, che praticamente è il shitcoin index perpetual futures, che non c'entrano niente le mie shitcoin, ma va a prendere le altcoin meno capitalizzate e vi fa appunto un perpetual sul quale si può operare anche in leva speculativamente. Non l'ho mai fatto perché le shitcoin sono talmente volatili che spesso vanno fuori di testa, però è interessante per guardare anche l'andamento semplicemente del settore stesso. Può essere più interessante magari l'alt perp che guarda scusate, tutte le altcoins, che al momento ci fa vedere per esempio come le altcoins siano in una brutta situazione. Nel senso, c'è stato questo mega picco, poi il dump e poi il recupero, ma adesso c'è già stato un bel sell off in prossimità del sell off di Bitcoin, abbiamo perso questo range di top e soprattutto il tutto in un quadro di lower low macro, quindi male per le altcoins, e questo è anche il motivo per cui non mi sto esponendo molto. Comunque niente, per darvi anche questa curiosità. Sono tra i primi che hanno parlato di Band. Guarda, se l'hai anche comprato, sei il numero uno, perché hai fatto un colpaccio, ha pompato ai massimi Band. Ciao, domanda del secolo. Per chi ha comprato molto alto, consigli di vendere e ricomprare a prezzi più bassi o aumentare le posizioni e mediare il prezzo? Domanda riferita ai prezzi attuali. Attenzione a non finire nella trappola, perché qui c'è un rischio ciclopico, ovvero il rischio che tu dici: io ho comprato in alto, adesso il mercato è in perdita, quindi si dice sei underwater, ovvero la tua posizione è in perdita. E quindi il rischio è di finire in questo meccanismo di, come dire, voler a tutti i costi immaginarti la vendetta, ovvero recuperare le perdite che hai fatto. Esci da questo meccanismo perché è dannoso. Il meccanismo giusto è dire: allora, io ho comprato in alto, perché l'ho fatto? Perché sono stato avventato? Perché avevo un piano a lungo termine, questo acquisto fa parte di un piano d'accumulo? Perché ho visto un setup che poi non si è verificato? E agire di conseguenza, perché se il setup non si è verificato, fuori subito, perché hai sbagliato, devi uscire dalla posizione. Se hai comprato in alto perché hai fatto un errore, non volevi farlo, ti sei fatto prendere dalla FOMO, te ne sei reso conto, fuori subito e ripianifica la tua posizione. Non costruire mai le posizioni successive in base a quelle passate, e soprattutto per cercare di sanare una posizione passata che ti rendi conto di aver sbagliato, perché si va a finire in una spirale dannosissima che porta a esporsi sempre di più in maniera sempre peggiore, e soprattutto emotivamente espone molto allo stress, perché poi se tu ancora adesso dici mediamo il prezzo mentre scende, poi continua a scendere, è brutto da sopportare una situazione così, soprattutto se non sai perché l'hai fatto, cioè se non stai seguendo una strategia solida. Attenzione che è fondamentale questo discorso. Ciao, spiegheresti come funzionano i volatility token di FTX? È una gran bella domanda, perché vorrei dedicare un video al trading sulla volatilità in generale e a paragonare soprattutto i volatility token di FTX, che sono i BVOL per capirci, i MOVE, e anche le opzioni che prezzano la volatilità. Che dire, sarebbe un video che sicuramente se guardassero 10 persone sarei già contento per la noiosità che avrebbe, però ho intenzione di farlo. In ogni caso, visto che me lo stai chiedendo, io ti rispondo. Improvvisiamo un attimino, allora andiamo a vedere FTX. Non me li sono ancora studiati benissimo, quindi metto già le mani avanti. Dove siete? I volatility, eccolo. Allora, BVOL, secondo me, tra one time, ecco, questo prezza la volatilità implicita, ok? Quindi fondamentalmente all'aumento di un punto della volatilità implicita dovrebbe aumentare di uno, cioè, o meglio, l'aumento dell'1%.
1% della volatilità implicita, dovrebbe aumentare dell'1% la volatilità, cioè scusate, il prezzo di questo token. La volatilità implicita è presa dal mercato delle opzioni, quindi sono curioso di paragonarli l'uno con l'altro. Perché poi oltre a questo abbiamo il move, che praticamente scade, molti mi avete chiesto tra l'altro del move, quindi magari vi è utile anche questa risposta. Adesso non mi carica nemmeno il grafico. Comunque il token move, il contratto move, scade, cioè quando si chiude il periodo di riferimento, ad esempio questo è tra il 27 marzo 2020 e il 26/6/2020, quindi è trimestrale. Alla chiusura del trimestre il delta prezzo Bitcoin dall'inizio alla fine del trimestre in valore assoluto, quindi che sia verso l'alto o verso il basso, è il prezzo di scadenza del token MOVE. Al momento è prezzato 2850, quindi se io lo compro, sto dicendo che secondo me alla fine del trimestre marzo-giugno il delta di movimento di Bitcoin sarà maggiore di 2850, ok? Questo è il senso. Se invece Bitcoin alla fine mi ritorna vicino al prezzo di inizio trimestre, allora io inizio ad andare a perdere, ok? Perché è la differenza netta. Banale esempio pratico: se Bitcoin il 27/3/2020 valeva $10,000 e il 26/6/2020 ne varrà 5,000, il token MOVE, questo qua, scadrà al valore di 5,000. Se il giorno 26/6 varrà sempre 10,000, scadrà a zero, anche se ha fatto 10,000, 5,000, 10,000, il delta è zero, quindi prendi l'inizio e la fine. Nel mentre ovviamente il token MOVE prezza l'aspettativa del mercato di variazione del prezzo stesso in questo termine di tempo, e, però ovviamente poi alla fine la scadenza è l'effettivo delta, quindi questo è il token MOVE. L'altro modo sono le opzioni, che c'è da vedere appunto la volatilità implicita, si può andare long o short sulla volatilità implicita, ma è un discorso forse un po' troppo avanzato per trattarlo qui. Magari se ti guardi il video delle opzioni qualcosa ci capisci, perché ne ho già parlando appunto del Vega, delle opzioni. Quali sono le possibilità di una nuova major bull run come quella che ha portato Bitcoin a 20k? Allora, guarda, le probabilità dipendono da come il mercato si comporta, nel senso che se adesso andiamo a mangiarci i massimi, innanzitutto, quindi i 10.500, andiamo a rompere i massimi assoluti qua a 12.000, le probabilità secondo me diventano discrete, perché visto come il DNA di Bitcoin è questo, lui ci fa penare, ci fa dampare, ci fa tremare le mani spesso e volentieri, però quando parte incazzato nero, e quei pump che ti fa del 20% in un giorno te li fa fregandosene del prezzo. Quindi se vale 8.000 il pump te lo porta magari a 9.000, 10.000, ma se vale 15.000 ti fa fare un più 5.000 in un giorno. È capace Bitcoin di questo e di altro, dipende tutto da quanta euforia c'è sul mercato. Al momento siamo in una condizione abbastanza equilibrata, come abbiamo visto nell'analisi iniziale, insomma, che c'è stato questo sell-off in prossimità dei massimi per dire fermati lì un secondo, i massimi non li buchiamo ancora. Nel momento in cui buchiamo questo massimo, facciamo un higher high, è un segnale fortissimo, perché stiamo facendo non solo un higher high, ma un higher high anche rispetto a quest'altro, è un segnale veramente veramente forte, e sarebbe un attacco diretto con tutta probabilità alla zona poi dei massimi successivi, 12.800. Andare a bucare anche quelli lì, io mi auguro che non lo facciamo subito, ma che piuttosto andiamo a fare un... Scusate, volevo fare il disegnino. Andiamo a fare il pump, poi ritracciamo, lateralizziamo, insomma ci muoviamo un po' anche in orizzontale, non sempre solo verso l'alto, perché altrimenti poi quello che succede è che scoppia un'altra bolla e ci tocca un altro anno e passa di bear market. Ma ecco, se rompiamo i massimi, segnale fortissimo. Poi storniamo un pochino e accumuliamo, recuperiamo, rafforziamo il mercato stesso, e poi partiamo un'altra botta che ci va a rompere gli altri massimi, e allora lì si può parlare davvero di bull run notevole. Però fino a che ci sono questi due ostacoli, appunto, sono ostacoli stessi, bisogna mangiarci tutto questo, che sarebbe un risultato veramente da togliersi il cappello per Bitcoin, sarebbe veramente un catalizzatore notevole. Ecco, ho fatto un po' il permabull e adesso andiamo a vedere le altre domande. Come è messo secondo te BNB? Io BNB lo sto ancora holdando, perché soddisfa ancora le mie
condizioni, per poco, di permanenza all'interno di questo range. Range che tra l'altro è a rischio, guardate che roba, range high qua, range low qua, e siamo arrivati da uno scarico notevole del prezzo di Bitcoin. Guardate, visto che abbiamo parlato di ritracciamento, guardate qua come si è comportato. Allora prendiamo sempre il nostro Fibonaccio dal minimo al massimo e guardate cos'è successo, cioè questo è un assorbimento completo, ok, non un ritracciamento, nonostante la direzionalità sia stata rialzista, perché abbiamo avuto questo spike parabolico. Gli effetti di un mercato parabolico sono questi: abbiamo un accumularsi di energia che esplode risultando in un mercato parabolico, e poi abbiamo il fallout, la fase di recupero, che è tanto più lunga e lenta quanto più impulsivo il movimento di bolla. E anche BNB, che è una coin che c'è dietro Binance, che è la Google del mondo cripto, e nonostante questo guardate cosa combina, cioè ha avuto un bear market di durata lunghissima contro Bitcoin. È partito da qua, supponiamo, e si sta portando avanti da più di un anno, ok? Un bear market che è stato contraddistinto appunto da questa inversione, nonostante sia falling wedge, è un'effettiva inversione. Poi l'inversione si è stoppata, cioè inversione in realtà no, è un assorbimento, perché non c'è il lower low. È un assorbimento che poi si è fermato e è diventato lateralizzazione, lunghissima anch'essa. La lateralizzazione alla fine di un assorbimento è un potenziale punto di accumulazione molto molto forte, molto interessante, che vede come primo stop loss solitamente la rottura appunto del range stesso. E io sono un holder di BNB perché dà diversi benefici, tra cui il referral link che vi scillo ogni tanto col 20% di sconto sulle fees a vita di Binance, che a me ovviamente dà un ritorno su una piccola percentuale delle vostre fees, la possibilità di partecipare ai launchpad, eccetera eccetera. E quindi a volte quello che faccio è shortare BNB per tenere appunto una posizione coperta, oppure se è un periodo poco interessante, pochi launchpad eccetera eccetera, lo vendo di peso, ok? E sinceramente in questo periodo, se dovessimo andare a rompere a ribasso con BNB, forse preferirei shortarlo, perché è un periodo caldo per le cripto, e quindi non so se vorrei vendere BNB, a dir la verità. Quindi potrebbe essere un buon momento addirittura per accumularlo, con, se si vuole fare una cosa di respiro non ampio di più, visto che ci troviamo spiaccicati sul range low, si potrebbe addirittura mettere uno stop loss al lower low, che sarebbe un segnale veramente forte di effettiva inversione. Allora, quello mi farebbe venire voglia di chiudere definitivamente la posizione, coperta o non. Questo per quanto riguarda BNB, spero di esserti stato utile. Dunque, andiamo a vedere qualche altra domandina. Domanda: su Telegram dici che si possono aprire posizioni accumulative tra i 9.000 e 7.800 con stop loss a 6.900, ma così facendo lo stop non è troppo lontano e mi invalida risk reward? Guarda, se è una posizione accumulativa io di solito non considero molto il risk reward, perché una posizione accumulativa non la vedo tanto come speculativa, ma la vedo come spot, ok? Una posizione spot. Quindi per ritornare a Bitcoin, visto che riguardava Bitcoin stesso, attenzione, 8.960, qua ci sono le shitcoin in palio, attenzione attenzione attenzione. Dunque, allora cancelliamo un po' di robaccia. Allora, la posizione speculare su Bitcoin, che io stesso assumerei se non fossi già esposto long, quindi se io non avessi Bitcoin adesso, il bias è bullish. Siamo in segno di sell-off, quindi papabile inversione. Cosa si fa? Si accumula sul ritracciamento. Questo si fa con bias bullish e ritracciamento in corso. Non è buy the dip, perché non è una dip, è un ritracciamento, quindi potrebbe essere anche più duraturo, però è un'opportunità di accumulazione. Cosa si va a vedere? Si va a vedere due cose: i supporti principali e il punto di invalidazione, ovvero il punto laddove il bias non è più bullish, perché non ha più senso accumulare. Quindi i supporti più importanti sono 1, 8.750, poi c'era quest'altro che in realtà l'abbiamo invalidato subito, ma era troppo vicino al top, quindi i supporti troppo vicini al top io di solito li tengo buoni solo per lo scalping intraday, cosa che tra l'altro non faccio. Poi il secondo è questa zona,
cioè tra gli 8K, che è un discreto supporto sul daily nato qui, e i 7.6K, che invece è un buon supporto sul weekly anche, e poi abbiamo alla fine 6009, l'ultimo supporto bello strong. Per me la perdita di questa area invaliderebbe il bias bullish, ok? Perché andremo a ritracciare troppo, andremo a perdere questo cluster di prezzo, che è un cluster importantissimo e che ha costituito il precedente low prima di questo, ok? Quindi andremo a finire in quel gap di nuovo tra i due low precedenti, che non è una bellissima configurazione. Mostrerebbe che la domanda è parecchio sopraffatta al momento e quindi non viene voglia di essere in posizione accumulativa, viene più voglia magari di liquidarla la posizione accumulativa ed eventualmente di attendere un possibile reclaim dello stesso per rientrare se proprio si vuole entrare long. E questo è quanto, quindi invalidazione del bias alla perdita di questo range qua, quindi chiusura del prezzo confermata qua sotto. E se si vuole anche spezzettare lo stop loss, visto che una posizione accumulativa non è speculativa, ve l'ho detto, una posizione spot, quindi un acquisto da immaginare, che significa appunto andare ad acquistare, a scendere su questo intervallo qui e poi dire dove vendo in perdita, cioè c'è da pensarla così, non tanto come rischio rendimento, e in quel caso lì dire magari vendo una parte di posizione qua e una parte qua. Ho una perdita maggiore, però ho anche un, come dire, un impatto della turbolenza minore sulle mie posizioni. De gustibus anche in questo caso. E invece, per quanto riguarda le posizioni speculative long, come dici tu giustamente, questa posizione è un pessimo risk reward perché non è pensata per quello. Se volessi aprire una posizione speculativa, allora probabilmente lo step che farei sarebbe quello di aprirla su ogni supporto, ok, long, con stop loss sotto quello successivo. Ok, quindi stop loss ad esempio qua, piuttosto che andando a iterare di uno step, entry su questa area con stop loss qua sotto, ok, posizione numero 2, posizione numero 3, entry su questo livello di prezzo qui con stop loss qui sotto, terza iterazione. E quindi se ne invalida una vado ad aprire l'altra, fin tanto che il bias rimane bullish, perché bias bullish uguale caccia al long, bias bearish uguale caccia allo short, quindi qualora poi questo stop loss mi scatta, sussiste l'ipotesi di invalidazione del bias, ciao ciao long, non vi voglio più vedere, è stato bello giocare con voi, anzi è stato brutto perché è andata male e non vi voglio più vedere, ok? Quindi questo è un po' il discorso invece speculativo, che mira ad aprire una posizione trend follower, ok? Volendo si può fare anche take profit alla resistenza superiore, però visto che il bias è bullish e sto aprendo una posizione concorde, ha più senso cercare il trend follower, perché così si amplifica molto il rischio rendimento, ok? Se riesco ad entrare su una posizione, ad esempio in questo, adesso ci troviamo nel punto in cui l'entry più gustoso sarebbe questo qui, perché andare a entrare qui adesso ci stiamo gravitando troppo vicino, quindi non ha più senso come target di andare a pescare appunto il cosiddetto dip momentaneo. Vado a entrare in questa zona, entro, tac, posso fare sì magari un primo take profit qua, e ho già un ottimo rischio rendimento se lo stop loss è qui, più o meno uno, magari un po' meno, però attenzione perché poi magari appunto fare il trend follower premia molto di più, si aumenta il rischio ma anche il potenziale rendimento, il rischio di posizione in questo caso. Un'altra cosa utile per concludere sulle posizioni speculative, sempre ipotizzando, adesso lo rifaccio per l'ennesima volta, di aprire un long qua con stop loss qua sotto e il mercato mi dà ragione e faccio così. Poi cosa faccio? Lo step successivo, che di solito faccio io, è far salire lo stop manualmente però. O meglio, quando vado a fare un high più alto, quindi se ad esempio adesso facciamo una cosa di questo tipo, tac tac tac, così. Poi andiamo a fare così. In questo momento che vado a violare questo high di breve, attenzione, vado a spostare lo stop sotto il low, quindi lo swing low dov'è che è? Adesso ci sono queste shadow che lo rendono antipatico e fanno passare forse un po' la voglia di spostarlo, però se non ci fossero state e fosse stato puntiforme avrei spostato lo stop qua sopra, ok? Questa è una forma di tutela del rischio da parte di chi apre appunto il trade stesso ed è assolutamente consigliabile per le posizioni trend follow
follower se non si vuole fare take profit, si sposta lo stop in trailing, e volendo, se ci si vuole esporre a un rischio sensibilmente maggiore, si può scendere addirittura di time frame, quindi aprirla sul daily eccetera eccetera. E poi vedete che sul 4 ore c'è più chiarezza, quindi riipotizzando per l'ennesima volta l'entry qua, quindi andiamo a fare così e così, vedete che qua si configura già molto meglio come high, e quindi vado a spostare lo stop in zona chiusure, diciamo così, tac, quindi qua sotto, da qua, scusate, no, da qua dov'era, perché se l'entry è qui lo stop è sotto al supporto successivo, lo posso andare a spostare o qua oppure qua se voglio stare più tranquillo per evitarmi le shadows, ok, o addirittura anche qua sotto per appunto metterlo sotto le shadows. Comunque higher high uguale sposto in alto lo stop sotto al low precedente. Questo è solitamente l'iter che seguo io, che non è un mantra da seguire a pie pari, perché è il mio metodo, ce ne sono tanti altri, c'è chi utilizza il parabolic SAR, c'è chi utilizza alcune medie mobili importanti, magari più di lungo periodo le utilizza appunto come supporto resistenza, c'è chi semplicemente entra e esce senza stop loss in base ai segnali del trend, insomma ci sono davvero tanti tanti metodi per approcciare un trend di questo tipo, e quindi ognuno ha il proprio, diciamo. Allora, di gente vera dentro Bitcoin ne vedo poca, il resto sono solo squali che vogliono i nostri soldi. A lungo termine vede che scende sempre più dai famosi 20k. Guarda, è vero, è assolutamente vero il discorso che fai sul fatto che ci sono un sacco di squali, di speculatori e di chi vuole, insomma, manipolare il prezzo di Bitcoin, però cioè, bisogna, come dire, inquadrare la propria operatività tenendo conto di tutto questo, ecco, perché alla fine i mercati sono sempre manipolati, grande, c'è uno stampatore di soldi seriale, vedete come impazzisce la stampante della Fed, hai contribuito anche tu all'inflazione mondiale stampando 2 euro, grazie per la donazione comunque, tra l'altro è sempre lui, il nostro affissionato, Dark Alone, mitico, numero uno. E dicevo che è un mercato manipolato come tutti gli altri, quindi non bisogna puntare il dito contro i grossi capitali, le balene, eccetera, eccetera, perché funziona così, insomma. Bitcoin è fatto così, è un mercato meno liquido, quindi la volatilità è più alta, però è un mercato, se vogliamo, l'essere così manipolato, è ciò anche che lo rende libero, perché non c'è nessuno che dice stop allo short, stop al long, non si può più comprare e vendere, non si può più operare sui derivati come accade nella finanza tradizionale, ma è un mercato libero all'ennesima potenza, quindi ovviamente chi ha più capitale ha più potere sul mercato stesso, e chi poi cioè magari viene liquidato, perde soldi, o che si arrabbia, giustamente punta il dito contro la manipolazione stessa, ecco. Mentre fate le ultime domande, che poi le leggo, ho refreshato la chat, quindi se avete qualche domanda fatela adesso, perché non vedo più quello che c'era prima, era stato tutto annegato dai punti e mica punti, quindi le ultime domande fatele ora che tra poco le leggo. Nel mentre vi mostro la promo dedicata alla nostra community su OKX, che se cliccate sul link che ogni tanto vi viene scillato nella chat, andate a finire su questa paginetta che vi mostra brevemente in che cosa consiste. Fondamentalmente, se depositate $100, più di $100, quindi 101, avrete $20 di rebate sulle fees, quindi fondamentalmente un trading bonus di $20, ecco, da utilizzare su tutto quello che c'è su OKX, che alla fine purtroppo noi italiani abbiamo molte restrizioni su questo exchange, che è una cosa che mi fa mangiare le mani, perché vorrei utilizzarlo di più. Ci sono i perpetual con le fees da maker dello 0,05% e io non le posso usare, mi viene voglia di andare a rubare qualche identità, no, sto scherzando, ovviamente non italiana, per fare il KYC, chiusa la parentesi, e basta. Dal 12 maggio al 26 maggio, se voi partecipate e fate e tradate più di $300 di cripto, non di fees, di cripto, attenzione, avete anche
10 dollari bonus in più. Tra l'altro, per il vostro primo acquisto anche con carta di credito, che ci sono fees spropositate, cioè il 4% di fees, tipo 3,5, però se acquistate 100 dollari vi regalano 10 dollari in bitcoin, quindi alla fine ci recuperate sulle fees sul primo acquisto. Quindi se volete acquistare in moneta fiat, fatelo solo una volta, così avete questo piccolo bonus e basta, niente, chiusa parentesi, era giusto per farci due risate. Questa è una promo dedicata alla nostra community, dopo che ho rotto un po' le balle a OKX, visto che vi ho visti interessati. Sapete che lo faccio spesso con gli exchange, cerco di ottenere qualche campagna promozionale a nostro favore, anche questa volta l'ho voluto fare, come abbiamo fatto in passato tante altre volte, lo rifaremo in futuro sicuramente sì, e adesso ve l'ho detto, sto rompendo un po' le scatole a quelli di Tricommerce per il discorso del trading automatico, che probabilmente mi farò odiare da tutti. Allora, vediamo le ultime domande che avete da fare. Caspita, vi siete già sbizzarriti. Le opzioni sono molto intriganti, ma molto impegnative. Allora, qua sono tornato indietro, sì. Allora, le opzioni sono molto intriganti, ma molto impegnative. Dov'è? Mi sono già perso. Aiuto. Dov'era? Io la odio questa chat. Ogni tanto io vado a cercare, salgo su per beccare le vostre domande e poi arrivo in alto, mi ricarica tutto, bam, e mi fa sparire qualsiasi cosa. Intanto c'è un altro stampatore di soldi, aiuto, mitico, grande Ale underscore BRD underscore, che ha partecipato all'inflazione mondiale con 2 euro. Allora, andiamo a vedere dove ero rimasto, altrimenti niente. Ci vuoi fare un esempio concreto di acquisto di un contratto? Ho paura di avere chiuso e quindi liquidata la posizione. Oddio, di acquisto di un contratto significa che, cioè, aprire una posizione long o short, ma in verità, cioè, non è così difficile. Cioè, tu semplicemente, tra l'altro, molti exchange, aspetta, guarda, ti faccio anche vedere, magari, adesso qui abbiamo aperto FTX, ma c'è anche su tutti gli altri exchange. Se tu, ad esempio, prendi il perpetual, che è un future fondamentalmente, e usi il tuo calcolatorino, vedi che ti trovi un po' tutto. Non c'è il prezzo di liquidazione, mannaggia te, però di solito su BitMEX c'è, quindi andiamo su BitMEX, dai, in barba FTX c'è un calcolatorino, ecco, ovviamente devo essere loggato per vederlo, maledizione, niente, ascolta, ti volevo dire che c'è un calcolatorino sugli exchange, fidati, c'è dappertutto, tra l'altro nei miei video sugli exchange lo vedi, quindi magari buttaci un occhio se ti capita, che ti fa vedere una simulazione della posizione, che vuol dire che tu inserisci il prezzo d'ingresso e la leva, il size, tutto quanto, e lui ti dice il prezzo di liquidazione, ti dice dove c'è il break even, ti dice in base a dove metti il take profit quanto guadagni, e inoltre, altro consiglio gigantesco che ti do se mastichi così poco le posizioni in leva e i contratti speculativi, buttaci un occhio sulla testnet degli exchange, dei vari exchange, c'è su BitMEX, c'è su OKX, testnet.okx.com, testnet.bitmex.com, eccetera, e vai lì e provi, ok? Provi con bitcoin finti, tu apri le tue posizioni, non ti preoccupi di niente e capisci come funziona il mercato stesso dei contratti. Consiglio veramente spinto, ecco. Dunque, il controsenso grande, cioè Magic Neil che arriva, butta le sue frecciatine che scatenano sempre la discussione, però assolutamente sensate. Mercato manipolato, balene cattive poi comprano bitcoin sperando di venderlo a 200k. Sì, chi ce lo porta? Gli stessi di cui si lamentano. Senza la speculazione bitcoin sarebbe un affare da nerd o anarchici. Use case zero, serve solo a fare soldi. Filosofia e speculazione non vanno d'accordo. Allora, che dire, assolutamente d'accordo, nel senso che attualmente, se speriamo di vedere un pump del prezzo di Bitcoin, è proprio grazie alla speculazione, e il 90% di noi sono dentro per questo, cioè alla fine chi è dentro Bitcoin, purtroppo noi non siamo in grado di utilizzarlo in altro modo se non come forma di investimento e di speculazione. E ora torno nel mio buco senza disturbare, no, questi interventi ci vogliono perché sono provocatori ma sensati, nel senso che
Se tutti noi ci mettiamo a vaneggiare sul futuro di Bitcoin, sì, io sono convinto che Bitcoin ci darà un futuro migliore, ci darà tante opportunità, un sistema aperto, ci si costruirà di tutto e di più e in futuro ci stupiremo di quello che saremo in grado di fare. Ma in futuro, al momento, non c'è nulla di particolarmente rivoluzionario al di là di quello che Bitcoin è, ok? Il trasferimento, il fatto che c'è cioè la blockchain, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è che lo puoi utilizzare per tanti use case nel mondo. Al momento è speculazione, ok? Speculazione di ciò che sarà in futuro, quindi co come lo vediamo noi, come vediamo il suo valore futuro, e noi lo compriamo per investire in quello che secondo noi in futuro sarà Bitcoin. Io stesso partecipo a questa idea, ci vedo tanto valore, ma più avanti il mondo non è pronto per Bitcoin. E quindi adesso, se c'è qualcosa che può pompare o dampare il prezzo, è proprio la manipolazione. Cioè il bello di Bitcoin è la volatilità. Come investitore, come trader, a me piace Bitcoin perché è liquido, volatile, è tradabile 24/7, ci sono tantissimi strumenti derivati, è veramente completo come strumento finanziario, come strumento di investimento, è una bomba per quello ed è lo use case principale, ahimè. Ma quando scommetti queste shitcoin ti vengono sottratte subito? Penso proprio di sì, in verità. Torniamo a 7.700, facciamo un bel test spalle rovesciato. Oggi sono permabull. Esatto, tra l'altro è vero, ridendo e scherzando, se ritorniamo a 7.700, adesso torniamo su un time frame daily, faccio il permabull anch'io. Guardate che bestialità. Papam, spalla, papapam, testa, papapapam, altra spalla. E qual è il target? Attenzione, attenzione, attenzione. Qua rischiamo di fare un video alla pesce d'aprile style. Siamo 3.600, 10.400 meno 3.600 fa 7.000. Quindi il target automaticamente diventa 17.000. Bam, bam, bam. Non ci sta neanche nello schermo il target di questo testa e spalle rovesciato. Di là degli scherzi, ovviamente, questo non è nessun tipo di consiglio finanziario, ma è semplicemente ironia perché. Non credo molto, cioè mi piace, cioè io stimo l'analisi tecnica, la seguo e tutto quanto, però non per questo, che okay? I target di prezzo dei pattern non mi dicono niente, non li utilizzo, non gli do particolare peso e vi consiglio di fare lo stesso e basta, insomma, e poi vabbè, neanche forzare un po' i pattern, però sicuramente al di là del target sarebbe un pattern assolutamente bullish, quindi speriamo che capiti che accada. Dunque, attenzione, ho visto un altro, ci ho visto bene, ho visto altra inflazione in arrivo, c'è qualcuno che ha tippato, grande, digitalizations, numero uno, tutti, partecipiamo tutti all'inflazione, via così, Bitcoin sale di prezzo, poi lo scilliamo. Il mio contributo, questo è Ale underscore brd di prima, numero uno anche lui che ha fatto la sua donazione. Il mio contributo di solo 2 euro è per le tue playlist, ma non sminuirti così, per le tue playlist sul trading consapevole, tutto il lavoro che c'è dietro al tuo canale. Ragazzi, dai, supportiamo, grazie Luca. Guarda, mi fa molto piacere che sia apprezzato, ma. Cioè non, mi piace, cioè a me piace proprio questo ambiente di confronto, proprio come dire, condividere con voi quello che io so, quello che io penso e ho ricevuto molto in cambio da voi perché c'è sempre confronto, ho conosciuto tante persone, ho instaurato molti rapporti, quindi è davvero un mondo molto molto interessante e per me questo è ciò che ha più valore in assoluto, la community. Devo andare a fare spese che mi chiudono i negozi. Buona serata, buona spesa allora. Se vai all'S Lunga, scaricati l'app per saltare la coda perché l'ultima volta sono arrivato, vi racconto questo piccolo, come dire, aneddoto. Domenica sono andato. Non ho mai imparato così tanto come guardando i tuoi video, grazie mille. Guarda, questi commenti poi sono il non plus ultra per me da leggerli. Mi gasano ai massimi. Sono una balena grande, un'altra balena, ne abbiamo troppe. No, dicevo che sono andato all'S Lunga domenica e arrivo con la mia app, che avevo tipo il quinto posto in coda. Arrivo lì e c'era 1 ora e 45 di coda, di gente in coda che aspettava. Io sono arrivato con l'app, sono andato lì e ho detto, io ho quarto posto. Sì, c'era una filettina a parte con chi aveva l'app. Il bello è che in coda c'era gente che aveva un'età media di 30-35 anni. Ma io dico, ma a parte che l'hanno shillata la cosa dell'app più di quanto shillo io i miei live, e cioè, boh, ma
come fate? Dai, ma poi ci stupiamo che il mondo va a rotoli, ci si mette in fila per 2 ore lì quando bastava un'app, e ovviamente in più ci hanno anche insultato, hanno detto ma quelli lì saltano la coda. No, sei un pirla, non salto la coda, basta. Fine dello sfogo. Ultime domande, poi vi saluto, se no viene un mattonazzo di 3.000 ore da caricare sul tubo, perché poi tra poco lo carico sul tubo. Allora, innanzitutto terminiamo la scommessa che, per quanto ci siamo andati vicini, non abbiamo chiuso sopra i 9.000. Quindi i vincitori sono meno di 9.000 e hanno vinto, secondo me, poco, perché hanno bettato tutti meno di 9.000. Close betting. E pick winner, complimenti, godetevi tutte queste shitcoin, a breve potranno diventare premi complete. Benissimo, allora, dove eravamo rimasti? Alle ultime domande. Mi sto trovando bene con i leverage token di FTX come bull e bear, proprio perché diminuiscono il rischio di liquidazione. E attenzione, ecco, i bull e bear, perché sì, sono belli, sono ottimi, sono fantastici, gustosi, però c'è un però, ovvero se li si holda in fase ranging ci devastano il portafoglio, devastano il rendimento stesso del trade, quindi attenzione a usarli nel modo corretto, quindi durante i trend. Ho fatto un video a riguardo, se ti interessa. Mi sono perso tanto, è iniziato in orario 18:20, no, non è vero, è iniziato alle 18:05. Grazie, ok, tornare a 7.000, qua ecco il test e spalle rovesciato. Tu a che massimi lo vedi Bitcoin? Fino a quanto si può spingere in futuro? Guarda, nessuno lo sa, però credo che avrà una tendenza, se lo si accumula come Dio comanda, quindi senza concentrare acquisti in punti ben precisi, in verità lo vedo come un asset che può acquistare valore. Se c'è qualcosa in cui confido è Bitcoin, sinceramente, molto di parte, però io la vedo così. No, ma non parlo del futuro. Malanga, chi è un capo tribù congolese? Qualcuno ha chiesto: ciao, conosci il pattern di Malanga? E qualcuno risponde: Malanga, ma chi è un capo tribù congolese? In realtà no, non conosco il pattern di Malanga e non so chi sia Malanga, però me lo vado a studiare, perché mai veramente incuriosito un sacco. Le scommesse sono aperte, qua tutti che scommettete ai massimi. Vado a prendere le ultime domande, vediamo se c'è qualcuno che ha chiesto qualcosa alla fine. Le termini troppo tardi, sono andato un po' lungo. Poi, oh, chi se l'è perso, mi raccomando, lo si può. Io ho donato in GBP, ma la conversione è venuta in euro. Grazie lo stesso, sei comunque il numero uno. E cosa volevo dire? Che ecco, chi si è perso magari un pezzo, se lo vuol recuperare, ok, tra poco carico tutto quanto sul tubo per la gioia di chi mi segue sul tubo e si becca un mattonazzo da 1 ora e mezza, però metto i minutaggi, quindi si può saltare direttamente all'argomento di interesse cliccando sul minutaggio delle descrizioni, così si può semplificare la consultazione per chi viene dopo. Bene, ragazzi, io direi che a me non le accreditate ancora e forse ci metto un po', aspetta, fammi controllare di che cos'è accaduto. Dovete fare punto esclamativo points, direi di sì. Fedeltà, fammi vedere che cosa succede. Ma io qualche movimento lo vedo, però secondo me ci mette un attimino. Considerate che penso che dia 20 shitcoin distribuite in maniera spalmata a tutti e 21 i partecipanti. Direi, vediamo la cronologia, cosa mi dice, dov'è, eccola, sì, secondo me sì, quindi adesso aspettate un attimo, poi al limite scrivetemi in privato se avete qualche dubbio, così andiamo a vedere la situazione, me ne ha date 12, non lo so, o magari le distribuisce a caso, che ne so io, che cosa mi va a combinare, è un bot. Non lo so, va in automatico, vediamo. Se avete dubbi scrivetemi in privato, ecco, che così andiamo a verificare ogni caso singolarmente, al limite lo aggiustiamo, vi aggiusto io, ecco. Ragazzi, che dire, io vi faccio un carissimo saluto, BTC crescerà di valore fino a che non cambieremo sistema, dato che i governi e le banche non sono molto propense, dovrebbe continuare a crescere a meno che non si comprino tutti i BTC in circolazione, che in tal caso ha voglia, se cresce, se si comprano tutti i BTC il prezzo va alle stelle. Non
lo so, guarda, a dire la verità, BTC è un mondo a sé, è un mondo a parte che si autoregola, è un po' indipendente da quel mondo lì della finanza tradizionale al momento, è un po' schiavo se vogliamo, perché comunque c'è una grossa partecipazione delle banche in questo, e però è indipendente nel senso che è un mercato libero, che non è governato, non si può fermare, tutti quei discorsi qui, quindi è interessante, è un'alternativa, ok, in tutti i sensi, sia come utilizzo pratico, invio, ricezione, eccetera, sia dal punto di vista dell'investimento e del trading. Con questa altra perla vi saluto di nuovo, ci vediamo di nuovo live venerdì sempre verso le 18, adesso farò il sondaggio su Telegram per vedere gli orari, quali sono quelli che vi gustano di più e andare a impostare di conseguenza magari i prossimi live. Per questo venerdì facciamo sempre alle 18, giovedì invece, dopodomani, un bel video su Ethereum 2.0, che lo so che non vedevate l'ora di avere un bel video su Ethereum 2.0 da vedere seduti sul water, vi stimolerà tantissimo, vedrete. Bella per voi, ora passeggiare che è quasi ora di libera uscita. Saluti da Barcellona, beato te che sei a Barcellona, io ti saluto da Piacenza, dal grigiore, dall'umidità di Piacenza. Buona serata di nuovo e ci vediamo al prossimo appuntamento, e per chi mi vede sul tubo, a tra poco sul tubo. Ragazzi, è stato un piacere non grande, di più, come sempre. Ai massimi e alla prossima!